Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovissimo showcase su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap. Signori, finalmente i personaggi dell'anniversario sono usciti anche sul server privato e abbiamo la possibilità di provare sia Goku e Vegeta GT e Goku e Vegeta fisici a full hub Link 10, tutti maxati, belli belli. Allora, prima di passare ovviamente allo showcase vero e proprio, ci dirigiamo a vedere cosa fa il personaggio e poi dopo lo proviamo. Ecco signori, la nuovissima LR Goku Kid e Vegeta Super Saiyan 4 della saga di GT contro Omega. Allora, partiamo subito con Leader Power of Wishes, che è la nuova category, o Battle of Fate, chi più 3 HP attacca TF 170, per un aggiuntivo HP attacca TF 30 per Final Trump Card o Shadow Dragon Saga. 12 ki, Resist Attack all'infinito, Resist Death per un turno e causa Colossal Damage. 18 ki, Greedy Resist Attack, Greedy Resist Death per un turno e causa Mega Colossal Damage al nemico. Passiva, Attack Death più 200, un Additional Attack Death più 50 quando gli HP sono 50 o superiore. Un Additional Death più 100 se è un addizionale ki più 1 per ogni orb presa, se è prima ad attaccare. Mentre prende un addizionale attacco più 100 e ki più 2 per ogni orb presa, se è secondo o terzo ad attaccare. Quindi primo tanca di più, secondo o terzo fa più danno. Lancia un additional attack che ha great chance di essere una special quando il ki è 18 o comunque superiore. Lancia un additional super attack quando il ki è 24, quindi ha special base, una possibilità di tirare un'altra special se è 18 più come ki, e 24 ki una special superiore, cioè una special garantita, che è superiore. E poi tramite ability può tirare anche una quarta special. Un additional ki più 1 riduce il danno del 10% per un massimo di 50 ogni attacco per ogni special performata. Quindi dopo 5 special ha un ki più 5 e 50% di DR. Poi abbiamo la standby skill, la nuovissima tipologia di skill qua che è stata aggiunta con l'anniversario. E lo switch, quindi la standby skill, dura per 5 turni e si attiva quando o gli HP sono 50 o inferiore. Anche se qua sta scritto solo quando gli HP sono 50% o inferiore, non hanno scritto. O quando ricevete 4 più attacchi dal quarto turno in poi. Si può attivare solo una volta. Per personaggio, però, da chiarire questa cosa, perché potete attivare, se avete 2 Goku e Vegeta quarto, potete attivare due volte la switch ability, qua come lo vogliamo chiamarla. Quando switch, cosa succede? Diventa Vegeta con tutta la sacra famiglia qua. Cambia che nella 12 ki ha un Great Resist Attack per un turno e causa Colossal Damage. 18 ki, Great Resist Attack per un turno, Mega Colossal Damage, incrementa la special degli alleati super del 40% per un turno. Vi dico subito, fin da adesso, che io già l'ho provato in stream, che il personaggio di base serve solo per morire sta fase. Ve lo dico, fa danni? Sì, per carità ne fa danni, però di base serve per morire sto Vegeta. Attacco più 250%, un additional death più 150, gli HP sono 50 superiore. E ricordatevi che si trasforma sto coso quando avete di base o avete subito 4 attacchi o state con 50% o inferiore di HP. Quindi se arrivate al 50% inferiore di HP sto coso non c'ha manco la difesa. Farvi capire quanto può essere una merda sotto quel punto di vista. Olares ki più 8 e attacco più 80, buonissimo. Revive con il 100% di HP quando il personaggio muore praticamente in quel turno. Quando uno degli alleati che si trova nel turno in cui con Vegeta muore, cioè morite da un attacco. Non dice attacco più 39 quando fa il finish attack. Come si fa il finish attack? Basta morire. Una volta che morite, fate il finish attack. Counter hit con extreme power quando andate KO in quel turno. E si attiva la revive. Quindi voi morite, fate un counter con sta Genki Dama e tornate in vita col 100% di HP e tornate con questa carta, tornate. Quindi diciamo che è una revive che vi potete setappare quando vi serve, diciamo. Che adesso state in una fase difficile, avete finito gli item, lo trasformate per sicurezza. Così marchevato dovreste prendere un pugno per morire, tornate in vita. Buona come cosa, naturalmente. Quindi, dopo aver visto la carta, dirigiamoci contro Broly. Eccoci, signori, contro il signor Broly, il signor Broccolo. Allora, il team ve lo faccio vedere subito. Abbiamo turnazione che avremo istituito. A parte che ho messo anche la memory della GT Hero. Non è lo showcase suo, perché anche lui giustamente è full up, ma non è il suo showcase, lo faremo nel prossimo video. Abbiamo doppio GT Heroes come categoria. Abbiamo doppio Power of Wish e Battle of Fate, dovrebbe essere. Ho fatto una via di mezzo per metterci un pochettino di tutto. Tutti loro prendono la lead, naturalmente. Abbiamo prima turnazione Goku, questi, le due nuove LR insieme che linkano molto bene tra di loro, come potete vedere anche. Si scambiano attualmente 4 link. Poi non so se tipo con Legendary Power, quindi pure dopo la special andranno a linkare meglio. E poi l'altra donazione con questo Goku Kid, perché questo Goku Kid l'ho messo anche se fa cagare, per carità, perché scambia 6 link con la LR. Solo per quello l'ho messo, punto. Però fa di base cagare, potete anche non metterlo. Anzi, non mettetelo, fa schifo. Se dovesse ricevere Ezza tante volte.
Allora, partiamo subito con, come ho detto, 300.000 def e 250.000 per la versione fisica. Anche se ricordo che la versione fisica si buffa all'infinito la def e lui l'attacco. Però lui c'ha damage reduction e questa destra c'è il critico. Quindi diciamo che fanno un po' metà e metà. Purtroppo le orb non sono nostre amiche, oserei dire, fanno veramente vomitare. Però visto che ci entra in turno l'altra scimmia che sta fuori turnazione, io farei così. Muoverei un pochettino le orb in questo modo, in modo tale da sistemarmi delle orb decenti se riesco. Facciamo così. Vediamo così subito quanto riesce a caricare di danno, perché essendo terzo ha il 100% di attacco in più e prende chi più 2 invece di chi più 1. Abbiamo pure Gona che ce l'ha tanca qua. Purtroppo il server privato è uscito abbastanza tardi, perché io ho registrato già uno showcase. Non so se avrete visto prima questo, vedrete, oppure quello che ho registrato. Perché per caricarmi quel showcase ci sta mettendo 6 ore di rendering. 6 ore perché mi ha dato problemi il programma di rendering per caricarlo e tutto. E ci vogliono 6 ore di rendering, quindi non so se vedrete prima questo video o l'altro. Comunque ho registrato anche lo showcase di loro. Intanto loro caricano 12 milioni, ma non è il loro showcase, vedremo a parte. E la loro versione free, ability free link all'1, quindi appena li pullate come lo giocate. E performano molto bene, devo essere sincero. Qua purtroppo lo shottano, ecco, averli full ability diciamo che è un po' overkill, mettiamolo in questo modo. Ma giusto un po', non esageriamo, a posto, pure il final screen. Volevo vedere le scimmie, però mi sa che le scimmie non le vediamo per il momento. Allora, turnazione qua abbastanza mediocre. Io dovrei fare così, dovrei fare. Però uso l'item perché non mi fido. Più che altro quel Goku Kid, quando c'ha di difesa? Ecco, Goku Kid, diciamo che ne ha parecchi di problemi Goku Kid. Mettiamolo in questo modo. Io farei Ghost. Sì, ghosterei, dai. Ghostiamo, non mi fido di quel Goku Kid. L'ho messo lì giusto per linkare, appunto. Poi tanto qua usiamo gli item, non mi interessa. Fossi stato invece nel mio account main, se dovevo provare nel mio account main, lì vi avrei dato, giustamente avrei giocato altro, perché non posso usare tutti sti item nel normale, diciamo. Comunque, personaggio che io ho provato già in stream, devo dire che è buono, per carità di Dio. Però vi posso dire già che tra i due, a parte questo c'ha la stessa specie di Vegeta quarto che lancia le palline, vabbè, mo ci ho fatto caso. Tra i due, tra LR fisica e l'STR, preferisco assolutamente la fisica. A parte che a livello difensivo tanca di più, perché riesce a raggiungere valori difensivi maggiori. A parte che già c'ha 450.000 def e va bene. Però a parte questo, anche la nuova meccanica, preferisco di più la meccanica Genkidama, che è una nuova meccanica che non si è mai vista, piuttosto che una revive che oramai è vista e rivista. Allora, partiamo con 300.000 def, prendiamo tutte queste orb, non raggiungiamo la 24 perché come sempre io sono fortunato, ma non ci interessa. Facciamo così, sì, vi faccio vedere anche a livello di tank come se la cava. Purtroppo sto Vegeta quarto, diciamo, se non tira special... all'inizio potrebbe subire danni, però quando inizia a carburare, intanto qua carica 8 e 8 ed è primo, quindi non prende il boost all'attacco, quindi buono. Ricordiamo che sono full ability, ability free togliete 1 milione almeno, anzi 2 milioni da ability free, ability full togliete 2 milioni, però contando i link all'1, con i link al 10 forse 1,5 milioni. Eh no, però io lo sto mettendo prima, se lo vogliamo calcolare con ability free dovreste togliere, credo, 3 milioni, 3-4 milioni comunque dall'ability free all'ability full, sì. Perché io lo calcolavo. L'ability free come seconda posizione e questa ability full come prima. E no, perché uno prende il 100% e l'altro no. Quindi sono 3-4 milioni di differenza, che fidatevi, si sentono. Si sentono. Quindi intanto altro final screen, bellissimo. Final screen di Stellar, po' belle. Ok, abbiamo fatto pure quest'altra fase, abbiamo l'altra scimmia, che io qua utilizzerò, mi sa, un altro Ghost Usher. Come vedete, linka ben tutto, potrei fare addirittura così, per vedere quanto carica di attacco. Mi piace, questo turno mi piace tanto. Facciamo Ghost Usher, intanto vi faccio vedere la difesa che c'ha, che rimane lì, 346. Però se lo mettete primo prende il def più 100%, invece tenendolo così prende il 100% all'attacco. Però sta bello incazzato mo sto Goku e Vegeta, perché sta lì, c'ha tutti i link attivi. Poi ricordo che post special si incrementa pure la def. Come vedete è tutto attivo. Più di così non si può avere dal personaggio, diciamo. È il massimo. Veramente. Poi naturalmente avendo resi si attacca all'infinito, più passa i turni più andrà a caricare naturalmente. Vediamo quanto carica. 12 milioni e 6. Ok, ricordiamo che può lanciare 4 special a sto coso, che saranno da 8 milioni l'una con la 12 key. Una. Non ha lanciato la prima. Il primo ad è andato.
questo è quello garantito. 8 e 6, come vedete. Signori, sono tanti bei danni. Poi vi ricordo che si sta setappando anche la damage reduction, che attualmente dovrebbe essere maxata, credo. Quindi calcolate un personaggio con, pure se lo mettete come secondo, ciao, facendo tutti i resist death, il mezzo milione lo supera facilmente ad ability pool. Ma proprio una cazzata, secondo me sta sui 700-800 mila pure. E con 50% di DR, se lo mettete primo, naturalmente. Se lo mettete secondo, stiamo lì lì, non proprio quei valori, ma forse qualcosina in meno. Allora, abbiamo subito la, l'active, diciamo, che vi faccio vedere. 329.000 def, intanto la fisica 700.000, ma ripeto, non è su showcase, faremo un video apposito. Direi di attivarla e cercare di morire a sto punto. Quindi, fammi vedere, tutto disattivato. Ok, disattivato. Direi di trasformarlo e vi faccio vedere anche un pochettino la nuova animazione. Genkyo. Minna no Genkyo kare. Kono mama ja ora shinene da. Kusso. Tadomu tsu Kakaroto. Ore ni kono ore ni chikara o kure. Omae ra. Ok, abbiamo la nuova LR, come vedete. Si è attivata la revive, quindi c'è il cuoricino che se voi doveste morire in questo turno, non morite, tornate in vita. Vedete, c'hanno i cuoricini tutti quanti, vi faccio vedere anche qua dai buff. Come vedete, hanno i cuori, tutti hanno i cuori. In questo turno, chiunque viene colpito, non muore. Abbiamo 242.000 def perché stiamo sopra col 50% di HP, quindi abbiamo preso quel 150, mi pare, era, non mi ricordo. 150% di def in più, quindi di base vi dico che ability free senza quel 150 sta sui 60.000, mi pare, 60.000 di difesa, che fa schifo. È fatta apposta per morire, infatti. Noi facciamo così, vi faccio vedere anche quanto carica. Qui non è primo né secondo turnazione, qua dove lo mettete, mettete, c'ha sempre quelle stats sto Vegeta. A differenza di quello precedente, che se lo mettete primo c'ha più def, se lo mettete secondo o terzo c'ha più... c'ha più difesa, più attacco. Vediamo un pochettino, 110.000, okay. Vorrei morirci, guarda. Sì, secondo me ci moriamo. Vediamo un po'. 15.500.000. Beh, mi sembra che lo shottiamo noi, ho questa strana sensazione. E infatti, 15.500.000, no, non c'ha il final screen, diciamo, il... sì, non c'è il final screen. 15.500.000 post trasformazione perché si è incrementato. Prima c'aveva 200% d'attacco, adesso ha più altri 100%. Adesso ha un 2,50 più un 80 di passiva che dava a tutti gli altri. Quindi buffa anche tutti gli alleati. Veramente tanta roba. Quindi abbiamo ancora la revive attiva. Però non è attiva con loro perché deve essere in turno il personaggio. Quindi io direi di fare, faccio Snake. Io ho pure quel Goku Kid. Facciamo doppio whiz, va. Doppio whiz e passa la paura. Tanto l'unico che ci fa danno è su quel Goku STR. Doppio whiz. Farei così, se dovessi fare così attiverei tutti i link, esatto, perché solo Legendary Power non gli dà sto Goku. Vogliamo farlo, tanto ho attivato doppio whiz, non spero di non morire. È l'unica? Vediamo. Vediamo un po' quanto carica, ricordo che essendo secondo prende più 2 ki invece di 1 e c'ha il 100% di attacco. Vediamo un po'. Doppio whiz, dovrei stare safe, credo. Oh oh, non sono safe, mi sa che sono morto probabilmente. Devo rerannare, ti prego, no, gioco. Che a doppio whiz manco ce la faceva sto Goku Kid, povera merda. 300. Attenzione, non so se posso. Se posso special un resist death sto Goku, siamo salvi. Chi ci crede? No. Oddio, ce l'aveva, ha preso 20k in meno. Allora, ritorniamo qua per vedere sto revive. Ok, signori, per godere un pochettino di più e per farlo abbastanza velocemente, ho messo il Vegeta proprio già trasformato dentro. Così, a parte questa tipo la tornazione degli dèi. Cioè, sta tornazione non si può fare giustamente in modo legit. Però è figa da vedere sta cosa. A parte questo, l'ho messo subito così moriamo. Cerchiamo di morire abbastanza velocemente. Infatti io cercherei di esplodere abbastanza velocemente, come ho detto. Facciamo così, facciamo così. Vediamo se riusciamo, perché tanto voglio solo vedere la... il counter attack. Mi sa che sto duro no, dobbiamo passare almeno alla prossima fase. Vabbè, appena riesco a trasformarlo, qua diciamo a trasformarlo, a fai attivare la morte, che cioè io ho anche difficoltà a morire, quello è il bello. Ve lo faccio vedere. Ok ragazzi, credo di adesso di morire, perché come vedete 86.000 def, cioè, perché sono sotto il 50% di HP, come vi dicevo, che se state sotto il 50% di HP sto coso vi fa morire.
ed è fatta apposta per morire. Quindi non, nemmeno di quello là già trasformato, no, ho dovuto trasformarne in altro per morire. Vabbè, purtroppo mi sono capitate le donazioni giuste. Io direi di fare così, tanto indifferente, moriremo sempre qua, e vi faccio vedere finalmente questa beniamata active revive, come counter, come lo volete chiamare, che è veramente figo. サマの負けだ。まだまだ死ねねえな。俺をやっつけるまではな。宇宙のみんな、オラに元気を分けてくれ。サンキュー、宇宙のみんな。行くぜ。 Danno abbastanza buono, diciamo, essendo che era anche ability full. Però ricordo che Master e LR non si sono buffati chissà quanto, perché voi immaginate fare resist attack all'infinito, e a un certo punto sto coso tira veramente una bomba atomica. Però giustamente non hanno avuto il tempo di setupparsi l'RSTR e quindi nemmeno di poterci provare, diciamo. Quindi il danno è carino per essere un LR che non ha tirato nemmeno una spera, o forse una, ne avrà tirato un paio massimo. Danno abbastanza buono, 5 milioni, non ha crittato, peccato. E adesso vi voglio far vedere sta cosa, che praticamente una volta che voi avete attivato la revive, visto che si può attivare una sola revive nel gioco, diciamo, se voi dovessi trasformare l'altro, non considerate questo qua che io ho messo già di base, se dovessi trasformare l'altro Goku e Vegeta STR, la revive non si attiverà. Quindi mi raccomando, fate attenzione, che seppure dovesse uscire la meccanica revive qua, no, se morite, morite, perché voi non avete più a disposizione revive, perché viene considerata come revive a sé. Quindi mi raccomando, fate attenzione. Noi potremmo anche provare a morire, per farvi, vi posso fare anche un esempio pratico, però qua veramente ci moriamo se va tutto male. Quindi direi di fare draghetto. Vediamo. Vediamo se riesco a farvi vedere sta cosa. Perché come vedete noi il revive l'abbiamo sprecato, e quindi mo se dovessi trasformare l'altro, mi sa che qua non ci muriamo nemmeno. Se non mi fa un eventuale special così Goku viene ittato. Comunque, per carità, forte come LR. Però quando lo trasformate, ok che avete il turno di revive, ok mi ha fatto la OE, meno male. Però naturalmente siete vulnerabili in quel turno. Però è molto forte come cosa. Mi sa che siamo morti. Esatto, non lo vedremo mai come revive. Vabbè, volevo farvela vedere sta cosa. Comunque stavo dicendo, visto che voi avete la revive, quel turno ok siete safe, diciamo. Però in quel momento manco a dire, che ne so, potete sfruttare la revive turni dopo. Perché anche se il personaggio è molto buono sotto quel punto di vista, fa un sacco di danni, però non ha difesa. Avessi avuto pure la difesa oltre al revive, era molto forte una cosa. Perché che ne so, voi mettevate il personaggio lì, perché qualsiasi parte dove lo mettete in eventi difficili mi muore sempre, perché 200.000 def fa cagare, non c'ha né damage reduction né guardia, queste cose qua. Avessi avuto la guardia, ancora tuttora poteva essere buono come cosa. Pure 280.000 def quando si ritrova ability full, ricordo. Ability free sarà credo sui 200.000 forse. Però il revive voi lo attivate quasi sempre. Quindi una volta che voi attivate l'active per il revive, siete quasi certi che praticamente morirete in quel turno. Secondo me poteva essere gestita meglio questa cosa. Mi sarebbe piaciuto anche un personaggio come la loro controparte fisica dell'anniversario, che voi una volta li trasformate, quei cosi non si toccano, sono tipo immortali. A parte quelli, mi sarei aspettato qualcosina in più. La Genkidama che tira è carina, perché se voi fate un bel po' di resist attack è carina. Il problema è che attualmente non ci sono eventi che durano così tanto, che vi permettono di buffarvi sti cosi in una maniera incredibile. Perché in un team normale che andate a giocare, shottate qualsiasi cosa, quindi è anche difficile setupparvi una Genkidama bella potente. A parte questo, il personaggio è molto valido, molto forte. Se non l'avete ancora trovato, pullatelo, perché sicuramente vi carrerà non solo gli eventi che ci sono adesso, ma anche quelli che usciranno in futuro, perché il personaggio merita tantissimo. Però, d'altro canto, se io devo scegliere di pullare tra i fisici e gli STR, avendoli provati, devo ancora provare gli fisici ability full, però
qualcosina qui l'abbiamo visto. E secondo me i fisici sono meglio sotto quel punto di vista. Io li preferisco rispetto a quelli GT. Poi, naturalmente, alla fin fine i personaggi hanno le stesse caratteristiche. A livello di danni stiamo lì. A livello di difesa, giustamente, c'è uno che carica di più, uno che carica di meno. Però, d'altro canto, l'STR c'è il damage reduction. Quindi, di base, sono tutte e due delle LR validissime, sono fortissime, nulla da aggiungere, anzi, sono sicuramente le più forti del gioco, a livello di kit e altro. Però, naturalmente, sta a voi scegliere se preferite uno, preferite un altro, se preferite un determinato banner rispetto a un altro, sta a voi decidere e scegliere su chi pullare. Il mio consiglio, pullate tutte e due, sicuramente. Però, se dovete dare priorità ad uno dei due, io preferisco quelli di Majin Buu Saga, anche perché hanno una meccanica nuova che comunque è sempre bella da vedere, piuttosto che una solita revive che abbiamo visto e rivisto. Una revive con counter questa è, mettiamola così. Quindi signori, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questa LR, e noi quindi ci vediamo ad un prossimo video.